debba essere rinviata a giudizio, il giudice. Il pubblico ministero riteneva che la vicenda del Mastro dovesse essere archiviata per 2 volte, quindi direi che è il caso di aspettare una sentenza di condanna passata in giudicato, eventualmente per definirlo colpevole. Buongiorno, allora siamo entrati con un sottofondo di assurdo ed è il commento di Luca Palamara, così diciamo così andiamo subito dritti alle presentazioni per una puntata che parla di giustizia. Sapete tutto quello che sta accadendo. Oggi Repubblica, a seguito delle parole del Premier Meloni, titola Giustizia all'attacco di Meloni. Da Dubai la Premier interviene nello scontro con la magistratura. E poi, insomma, naturalmente torneremo indietro a quello che ha detto Crosetto. Sembra un po' il giorno della marmotta, purtroppo, quando parliamo di giustizia. Arriva sempre a un certo punto dove, quando poi si vogliono toccare alcune cose, scatta inevitabilmente il solito, mi dispiace dirlo, dibattito. Allora, Palamara già ve l'ho presentato. Buongiorno a Raffaella Paita di Italia Viva. Oggi ci Buongiorno. sarà l'Assemblea Nazionale nazionale a di Italia Roma. Viva, a Roma. Ieri, va bene, non è legato, però il riformista ha fatto tutta una giornata a Napoli Dove si è parlato anche di dove si è giustizia. parlato molto di giustizia, con tante partecipazioni. Buongiorno a Hermes Antonucci del Foglio, un esperto Buongiorno. della materia, che ha scritto anche un libro, mi ricordi il La titolo? Repubblica Ecco, Giudiziaria. appunto, La Repubblica Giudiziaria. In collegamento abbiamo Marco Lisei di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno anche ad Antonello Caporale, il Fatto Quotidiano. Buongiorno Antonello. Non c'è, giustamente, però il buongiorno gli arriverà comunque prima o poi. Allora, volevo sentire subito Palamara perché era, diciamo così, gli era sfuggito Mi è questo commento sfuggito. sulle parole della Meloni. Mi è sfuggito, no, questo commento stavo leggendo un po' i giornali e secondo me si ripropongono un po' le situazioni che negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto in Italia. Personalmente le ho vissute allo stesso modo tra il 2008 e il 2012, poi ho avuto il modo di raccontarle ed è una sorta di situazione dalla quale non si esce. Cioè il cittadino che cosa vuole sapere? Vuole sapere se, a parte l'organizzazione politica che si è data alla magistratura e con le correnti, il giudice che lo giudicherà sia terzo e imparziale. Questa è la domanda di fondo sulla quale oggi dobbiamo dare risposta. Ed è ovvio che se nel dibattito politico entrano quelle prese di posizione, Lei era terzo imparziale? allora, No, chi entra in scusi, magistratura? diciamo, sono sincera. Deve essere, altrimenti non sarei qui. Cioè, io sto raccontando il profilo politico di come è strutturata la magistratura. Sono entrato in magistratura assolutamente perché negli anni in cui sono entrato, che sono gli anni che ritornano oggi, quelli diciamo famosi di Tangentopoli, si entrava con una forte carica ideale, nel mio caso pure paterna. Tanti giudici sono terzi e imparziali, questa è una risposta che va data in maniera molto chiara. Qui si sta parlando di una situazione che ovviamente mi ha riguardato, in qualche modo è stata portata fuori, che riguarda come è organizzata la magistratura al suo interno, c'è una parte che in qualche modo più politicizzata vuole orientare non solo culturalmente, ma entrare nel dibattito politico. Questo è il tema che riguarda poi la terzietà e l'imparzialità nel momento in cui c'è il processo, se dobbiamo essere abbastanza chiari e lineari. Io penso di essere lo Stato, ma io da presidente dell'ANM, negli anni in cui sono stato presidente dell'ANM, sicuramente ho mischiato i due ruoli, nel senso che l'ANM di quegli anni ha svolto un ruolo di opposizione politica, intervista al giornale di riferimento per alzare, come dire, tra virgolette, il polverone e impattare sul tema delle maggioranze di governo di quel periodo. Di questo stiamo discutendo, se Quindi va bene o non ha male. trovato, diciamo così, sorprendenti le parole di Crosetto? No. No. Assolutamente, fa parte della vita italiana, bisogna accettarlo. È una situazione che poi è distinta dal tema degli errori giudiziari, da cui Sì, nasceva poi dopo il ne discorso parleremo. assurdo che mi ha sentito appena abbiamo iniziato. E Io secondo penso lei che Del oggi si Mastro ponga si il dovrebbe problema. fare un passo indietro e dimettersi? Allora, pure su questo, cerchiamo di essere abbastanza chiari. Non entriamo nel merito della vicenda, perché lì il pubblico ministero l'ha pensato in un modo, il giudice un altro. Se vale del Mastro, deve valere anche quando vengono in qualche modo coinvolti i magistrati. Quanti magistrati sono stati indagati o sotto processo? Mi sembra che regolarmente svolgano il loro compito. Quindi questi sono temi rispetto ai quali, e qui entriamo nel cortocircuito, se noi utilizziamo una vicenda penale per risolvere il problema della politica, è chiaro che il sistema salta a proposito di Repubblica Giudiziaria, non ne veniamo fuori.
perché a quel punto c'è interesse a strumentalizzare una vicenda penale, c'è interesse in qualche modo a creare tutto ciò che è intorno all'indagine penale. Stranamente in alcuni casi escono le carte, escono le intercettazioni, escono i documenti riservati per fare un po' da gogna mediatica. In altri casi, che magari riguardano altre persone, altri personaggi, quelle carte non escono. Quindi la domanda è uguale per tutti, più che terzo imparziale? Io, se dobbiamo essere un po' provocatori, le chiederei questo. Io vorrei che fosse uguale per tutti, a partire, ovviamente, è chiaro, pure da quello che mi ha riguardato, ma faccio un discorso di carattere generale, perché sono 2 anni e mezzo che giro l'Italia dopo i libri, e la domanda che fanno però tanti cittadini lei dice, è questa. Lei lo sa, perché insomma ogni volta poi glielo, in qualche modo glielo sì. contesto. Lei dice per quello che mi ha riguardato, però lei fino a un certo punto dentro quel sistema c'è stato dentro. Allora, che cos'è che poi improvvisamente l'ha fatta decidere che non allora, andava più bene? La domanda è giustissima, anche se poi a un certo punto io penso che bisogna andare fuori dalle storie personali e fare un discorso che interessa a tutti. Per carità, però lei... Dire che io ero insensibile ai temi e agli argomenti che riguardavano queste situazioni all'interno della magistratura è come dire che oggi un magistrato normale non si rammarica di leggere queste situazioni. Non è che tutti la pensano in quel modo, non è che tutti fanno il convegno in cui ritengono che il premierato lederà l'autonomia e l'indipendenza della magistratura o che c'è una deriva antidemocratica del paese. Non lo sente da tutti i magistrati, così come non senti da tutti i magistrati che non c'è preoccupazione per gli errori giudiziari o non c'è preoccupazione. Sì, però lei era per una... dentro lei un faceva, sistema però. Che ha denunciato. Come? Lei lo faceva quando era presidente dell'ANM, quando era leader di Unicos. Che cosa faceva? I convegni, assolutamente sì, infatti l'ho raccontato e oggi metto a disposizione questo discorso, vuol dire fino a quando andiamo avanti? Andiamo avanti sempre così con questa figura? È chiaro, io volevo impattare, l'ho detto. L'idea che credo di interpretare il pensiero di Gaia Tortora. Ma io mi sottopongo volentieri all'esame del cioè sangue, che però lei purché ha, poi... ha avviato questo percorso di autocritica, autocoscienza, solo una volta che il sistema della mala giustizia l'ha riguardato. Ecco. Allora, io penso che questa discussione è interna alla magistratura. Nei convegni che lei cita, se lei ha un po' esperienza e conoscenza, non è che la pensano tutti allo stesso modo. Esistono certo, pluralità certo, di pensieri, certo. Tra cui lei citava la corrente di Unicos, come altre correnti, non è detto che dovessero pensare in maniera uguale a quella. Poi si cercava di trovare una sintesi. Nella sintesi sicuramente poi prevale, come ho detto, una sorta di orientamento culturale che ti porta maggiormente a sostenere determinate posizioni. Quella più che ha fatto discutere, tanto per essere chiaro, è quella dell'immigrazione, di cui ancora oggi si discute, di quella famosa chat. Che cosa vuol dire? È un tema politico rispetto al quale il tema di fondo era: è necessaria una presa politica dell'associazione magistrati sul tema immigrazione per andare in quel caso contro Salvini? Questo era quello di cui si parlava, che è un po' quello che accade oggi sul decreto Cutro, non è che è una cosa diversa. Ora, non vanno demonizzati coloro i quali all'interno della magistratura hanno queste idee o queste opinioni. Il problema di fondo è oggi come lo accetta il Paese e perché io lo racconto. Perché lo racconto? Perché penso che questo tema, ripeto, un tema di discussione interna che tanto è vero poi ha caratterizzato uno spostamento nelle alleanze interne quando c'ero io, dal centro-sinistra, tra virgolette, con la corrente di sinistra, di Aria, con quella di magistratura indipendente, che poi ha portato quello che ha portato. Ma l'avrebbe raccontato lo stesso anche se il sistema non avesse a un certo punto deciso di farla fuori, mettiamola così? Allora, pure su questo cerchiamo di essere chiari. Il sistema mi ha fatto, diamo le date, se no poi assisto a alcune trasmissioni pure qui dove non posso replicare da persone certo. che stimo, mi riferisco a quello che ha dichiarato Fittipaldi l'altro giorno da Formigli. Prima di tutto io sono stato messo fuori e vediamo poi se sarà definitiva. Attualmente qual è il suo, diciamo così, il suo status? Io sono fuori dalla magistratura. No, quello sì, però diciamo sì, dal punto di vista delle inchieste. Le inchieste sono state virtualmente chiuse. Quindi, cioè, perfetto. Quindi posso parlare liberamente. Allora, il tema di fondo qual è? Allora, prima di tutto si attacca il libro ha cambiato le pagine. Allora, bisogna avere il coraggio di affrontare il merito. Il libro non ha mai cambiato una pagina, mi dispiace, non è colpa mia, il libro è stato il libro più venduto negli ultimi 20 anni, il libro mi chiamano da 2 anni e mezzo per andare, se ne facciano una ragione, è un punto di vista rispetto al quale si contrappone un punto di vista. Dopodiché la domanda, aspetta, io ho perso il filo. No, era la mia, cioè se lei avrebbe allora io fatto quando la ho raccontato denuncia, sono stato se il la sentenza, a un certo punto le non avesse deciso la sentenza di farla definitiva fuori. È del 4 agosto 2021, il libro uscito in libreria a gennaio 2021.
se fossi stato un briciolo, tra virgolette, più tranquillo, avrei aspettato. La domanda, è diversa. La domanda è diversa. Da dentro l'avrei raccontato in maniera diversa, avrei fatto quello che ho fatto. No, cioè, la domanda è diversa. La domanda è diversa. Lei avrebbe raccontato le storture interne alla magistratura? No. Beh, a noi non ci pare, perché lei ha fatto il presidente dell'ANM. Guardi, però, allora, aspetti, lei ma ha no, fatto... vi do dei dati, perché bisogna parlare con i dati. Vicenda dei magistris, con tutto quello faccio che... Faccio dare anche dei dati anche a me. Lei ha svolto il ruolo di presidente dell'ANM dopo aver svolto il ruolo di leader di Unicos, svolgendo la stessa attività di carattere politico che oggi svolgono i leader delle correnti, sì, perché poi non è cambiato niente, è lo stesso presidente dell'ANM. La domanda che ci si pone è, tra l'altro intervenendo su questioni politiche che non riguardavano assolutamente la magistratura, non riguardavano la giustizia, quindi entrando anche proprio nel merito di questioni politiche che nulla vi riguardavano a voi come magistrati, quindi era anche, diciamo, un'invasione di campo evidente. La domanda che si fanno tutti è, lei sarebbe intervenuto per denunciare le storture della giustizia, la politicizzazione delle correnti, la spartizione delle nomine, se non l'avessero beccata, diciamo... Via Troia. Ecco, con un'inchiesta. Ma la risposta è facile, ovviamente sì, ma io ho un dovere di ovviamente spiegazione. Sì. Sono stato un presidente dell'ANM. Ovviamente sì. Avrei ma per forza dovevo... Avrebbe avuto una conversione, quindi, come dire, una... Ma al di là che l'avrei portato la mia battaglia politica nella magistratura, continuando a fare quello che stavo facendo, non nel senso deteriore del termine, ma nel senso di spostamenti di equilibri interni alla magistratura. E questo è il grande tema che oggi c'è interno alla magistratura. Poi è ovvio che dopo che è successo, cioè non è che ci dobbiamo prendere in giro, penso che avevo un dovere di spiegare, cioè è una persona che è stato comunque al vertice delle cariche più importanti, tanti miei colleghi, non gente, mi dicono ma spiega che hai fatto, se no non si capisce, cioè, penso che fosse il minimo spiegare. Ha fatto scandalo una cena per la nomina del procuratore di Roma? Penso che sia mio dovere dire, ma guardate che ci sono state la cena per il procuratore di Milano, c'è stata la cena per il procuratore... Cosa dite? Se non raccontate voi lo devo dire io. Questo è il senso del racconto. Dà fastidio. È ovvio che dà fastidio, ma se non l'avessi fatto, al di là della difesa personale che non mi interessa, che non c'entra niente poi con il processo penale, perché pure adesso è chiaro. Non è che lo devo spiegare io. Il Tronia viene messo per un reato che non c'è più, che non è mai esistito, e quindi, allora, però lei dice che ha tolto di mezzo una parte di magistratura. Visto che siamo partiti dalle dichiarazioni della Meloni e visto che il contesto in questi giorni è questo, volevo sentire anche l'ISEE intanto. Ieri c'era un sondaggio sul Corriere della Sera di Pagnoncelli proprio sulla magistratura. Gli italiani sono divisi, però oltre il 50% vede fini politici. Per il 22% li ha un gruppo organizzato di toghe, per il 35% solo alcune, sono favorevoli naturalmente, insomma, secondo questi numeri, alle pagelle, però l'ISEE è ovvio che vede dei fini politici, è diciamo, argomento di dibattito e infinito da 30 anni e anche adesso non è cambiato poi molto. Se accende, credo che debba accendere l'audio del PC, immagino, altrimenti dipende da noi. Non la sentiamo? Non la sentiamo. Va bene, intanto che la regia vede e fa le dovute prove, andiamo avanti e lo chiedo naturalmente anche a Paita. Siamo sempre allo stesso punto? O il caso Palamara doveva cambiare qualcosa in più? Banalizzo e semplifico. Va bene, il caso Palamara va benissimo. Per tutte le denunce che ne sono venute fuori. Io ho sperato che questo governo, per diverse ragioni, in primo luogo la legittimazione popolare forte che ha ricevuto, e poi anche perché nella squadra di governo c'è un ministro la cui cultura giuridica e garantista è sicuramente, diciamo, ineccepibile. Che vi sta deludendo un po'? E che però fatica a trovare spazio, questa è una spiegazione che provo a dare io, oppure se lo potrebbe prendere, non c'è dubbio. Sicuramente questo governo non sta dando i risultati sperati sotto il profilo delle riforme sul tema della giustizia. Questo è inequivocabile e al di là, come dire, anche del dibattito che si è aperto in questi giorni, alla fine io vorrei vedere i risultati.
Perché, come dire, si può anche aprire ogni polverone. Se Crosetto ha affermato ciò che ha affermato, persona di grande valore e che stimo, avrà le ragioni. Il punto però è che Crosetto è al governo, così come al governo Nordio, così come al governo Meloni. E quindi, come dire, io mi aspetto da questo governo che ci siano dei risultati in termini di riforme, che significa separazione delle carriere, che significa processi più rapidi, che significa garantismo nella cultura, diciamo così. Su questo Nordio ha molto abbassato il profilo e i toni, però ha detto anche un'altra cosa, ha detto cambieremo la carta. No? Allora tutti devono sapere però che fare la separazione delle carriere è esattamente questo che bisogna fare, cambiare la carta. Non per c'è questo dubbio. Che diciamo, il procedimento è abbastanza lungo, no? Tutti ne parlano come se si potesse fare fra un mese, in realtà non è così proprio perché occorre cambiare le cose. Io sono molto consapevole di ciò e non ho nulla da eccepire circa il fatto che Nordio ci ricordi che ci sarebbe bisogno di un cambiamento della carta. Io sto dicendo un'altra cosa, cioè sto dicendo che un impianto organico di riforma della giustizia da parte di questo governo ad oggi non lo vedo. E ciò mi preoccupa, perché siccome io condivido il giudizio che è stato anche dato, e cioè di una, come dire, ruolo della giustizia che in questi decenni ha esorbitato e della necessità di un riequilibrio dei poteri, io mi auguravo che proprio per le caratteristiche di Nordio e la legittimazione popolare di questo governo ci fosse, diciamo, una svolta, ma in realtà qualche dubbio, diciamo, mi era venuto dalla cultura giustizialista, che non c'è soltanto a sinistra, c'è anche a destra. E quindi dentro, diciamo, le compagini di governo, soprattutto di Fratelli d'Italia, io, come dire, non ho visto chiarissimo fin dall'inizio. Detto ciò, continuo a sperare, noi l'abbiamo detto fin dal primo momento, Italia Viva, se ci sarà una riforma sulla giustizia sarà pronta a discutere. Altrimenti? E altrimenti andremo avanti noi con le nostre proposte, con le nostre idee, con la consapevolezza di una forza politica che su questo tema non ha mai avuto reticenze né dubbi, con il portato individuale di ognuno di noi, che, come dire, in alcuni casi ha anche pagato sulla propria pelle quello che ha significato in termini, diciamo, di ruolo improprio della magistratura su vicende politiche. Ripeto, io non faccio mai questioni personali, ma io ho ricevuto un avviso di garanzia in mezzo a una campagna elettorale per omicidio colposo e disastro ambientale colposo. Sono stata assolta, ci ho messo 5 anni, nonostante abbia chiesto io il rito abbreviato. E per avere la sentenza, diciamo, definitiva passata in giudicato. Nel frattempo un percorso politico si è interrotto, ha avuto, diciamo così, delle variabili sicuramente non gradite, la regione è stata vinta da un'altra forza politica e io ho pagato sulla mia pelle una vicenda che vi garantisco, lo dico, diciamo, qui, ma perché penso, diciamo, che sia importante per il cittadino normale, comune, che non ha strumenti per potersi difendere, non perché io voglia fare del vittimismo, che non è neanche nelle mie corde, diciamo. Parlo malvolentieri di questo argomento, ma vi garantisco che, come dire, una persona accusata di reati così gravi, ingiustamente, subisce dal punto di vista personale, individuale, familiare, delle conseguenze gravissime che non mi va neppure di raccontare, ma che penso debbano essere in qualche modo, ecco, un monito per come si procede, diciamo, nel futuro su questo tema. Allora, vediamo di recuperare Lisei, adesso magari lo sentiamo. Prego. Ha sentito, sì, la mia domanda prima? Sì, ho sentito la sua domanda. Dicevo, al netto delle vicende personali di Palamara, questo governo sta avviando una serie di riforme, una costituzionale che è il premierato, ovviamente ha affiancato l'autonomia differenziata. La riforma della giustizia resta una priorità di questo governo. Abbiamo già fatto alcuni interventi sulla giustizia e alcuni decreti sulla giustizia, anche sull'utilizzo delle intercettazioni che sentivo prima di chiamare. Credo che le parole di Giorgia Meloni... Che altro avete Meloni... fatto? Mi scusi, avete fatto dei decreti per introdurre nuove pene e nuovi reati? La giustizia, diciamo, è un'altra cosa. No, non è così, perché c'è anche un decreto, abbiamo riformato l'utilizzo delle intercettazioni, della pubblicazione delle Non dica delle intercettazioni, se no ricomincia il dibattito che si sono state tolte le intercettazioni. Della pubblicazione delle intercettazioni.
che questo governo è già intervenuto con un primo intervento sulla giustizia, al netto di tutti gli altri interventi penalistici su altri reati. Che la giustizia resta una priorità di questo governo e, come la separazione delle carriere, governando da un anno è difficile attuare in un anno delle riforme così importanti, costituzionali. Tra l'altro quella della giustizia è particolarmente delicata, proprio per le ragioni che ci avete detto sinora. Diciamo che la magistratura è particolarmente attiva nel contrastare già il premierato, che è stato definito eversivo, quindi la riforma della giustizia va calibrata e diciamo, ci deve essere un confronto, come è stato fatto sul premierato prima di portarlo ovviamente alla Camera e al Senato, e quindi credo che richieda i suoi tempi. Detto questo, la vicenda di Del Mastro è una vicenda personale, io esprimo la mia solidarietà a Del Mastro. Credo che la magistratura dovrebbe interrogarsi prima di tutto non tanto su quanti pensano che la magistratura sia politicizzata, ma quale sia la credibilità della magistratura, perché purtroppo i cittadini credono sempre meno nella magistratura. Il 45% dei cittadini ormai è rimasto che ha fiducia nella magistratura, e questo è un tema molto importante per le istituzioni democratiche del paese. E lo dico perché la magistratura ha vissuto l'apice durante gli anni 90 e 2000 con Mani Pulite e con la lotta alla mafia, dove c'era la massima fiducia della magistratura. Credo che una magistratura in quel periodo, che perseguiva degli obiettivi nazionali di tutti, ha aumentato la propria credibilità. Siamo passati dalla lotta alla mafia a decidere se un atto a divulgazione limitata è segreto o non segreto. Io credo che la magistratura abbia una funzione importantissima e credo che in questo senso deve riappropriarsi un po' dei temi fondamentali del paese, e che ci sia una parte della magistratura che intenda il suo ruolo in modo politico, questo è dagli anni 70, poi Palamara forse conosce meglio di me la storia delle correnti, ma dagli anni 70 una parte della magistratura interpreta il ruolo di interpretazione, ha iniziato a interpretare la legge con un approccio molto più invasivo rispetto al legislatore. In quegli anni ci furono delle battaglie importanti, anche tra correnti della magistratura che ritenevano sbagliato questo ampliamento dei poteri della magistratura. Oggi, secondo me, ne stiamo un po' pagando le conseguenze. Herpes? No, ero rimasto un po' perplesso su questo riferimento alla mancata credibilità della magistratura, su cui sicuramente siamo tutti d'accordo più o meno, diciamo che c'è questo sentimento, certo, diffuso. Devo dire che c'è una mancanza di credibilità anche da parte di questo governo in materia di giustizia, cioè, sia sul fronte delle riforme, cito alcune riforme, abuso d'ufficio, prescrizione, riforme dei reati contro la pubblica amministrazione, misure interdittive, su questo non si è fatto nulla. Il percorso della riforma della separazione delle carriere non è stato avviato in alcun ramo del Parlamento, quindi non si può parlare neanche di un avvio di una riforma, neanche di un avvio, sì, né tantomeno di un orizzonte, ma soprattutto pensavo al caso Del Mastro, cioè il caso Crosetto, che non è che ci ha dato molta fiducia su questo governo, cioè andare ascoltare un ministro della difesa che fa riferimento ad alcuni incontri che si sarebbero tenuti da parte di magistrati per opporsi al governo e per fermare il governo e fare opposizione al governo. Poi sentiamo lo stesso ministro della difesa. Attenzione, però, sono le stesse parole che prima ha detto all'inizio Palamara. Non era un mistero che in qualche modo in quegli anni, cioè quello che lui ha denunciato, c'erano delle correnti che di fatto facevano opposizione al governo. Per questo io dico posso, che non cambia niente. No, dicevo appunto, ricollegandomi un attimo per, come dire, centrare un po' meglio l'obiettivo. Allora, io scusami, ti ho interrotto, scusami. No, io volevo semplicemente dire che abbiamo ascoltato un ministro di difesa che ha fatto riferimento a degli incontri di magistrati che sembravano pubblici, incontri, dice, no, perché Crosetto ha detto si possono sentire su Radio Radicale e poi dopo, cioè, ha precisato che erano incontri pubblici. Questo, come diceva
insomma, rappresentante di Fratelli d'Italia, lo sappiamo da decenni. Ho scritto un libro su questa roba qui dagli anni 70, le correnti sono nate negli anni 60, è dagli anni 60 che fanno questi dibattiti. Ce l'ha raccontato poi bene, se posso, solo per dare una spiegazione a quello che dicevano e centrare meglio. Io distinguerei, la magistratura ha svolto un ruolo importante, fondamentale nella vita repubblicana, però distinguerei le inchieste che hanno riguardato mafia e terrorismo, perché il problema che ci portiamo dietro, andando proprio velocemente, è invece quello che accade dal 92 in poi, quell'inchiesta che tanto, come dire, ha appassionato gli italiani. Io entro in magistratura con quegli ideali, poi non era oro tutto quel che luccicava. Da quel momento c'è stata un'inversione, questo è un tema che ci portiamo dietro, cioè l'idea che la vita politica possa essere risolta dall'inchiesta giudiziaria, appunto. L'apice di questa situazione si verifica ovviamente negli anni 2001-2006, ma soprattutto 2008-2012, e continua poi anche con l'esperienza del governo Renzi. Questo ci ha insegnato la storia. Beh, la storia ci ha insegnato un'altra cosa. Voglio finire un secondo. Questo è un argomento sul quale si innesta quello di cui parliamo oggi. Cioè, come vi siete organizzati al vostro interno? Sono due, questo è il profilo. Il profilo è come ci siamo organizzati. Ci siamo organizzati cercando di dare una sponda a chi faceva le inchieste. Questo è il tema. Va bene? Assolutamente. Perché... no, non è così. La storia dimostra. Però ascolta un'esperienza. Però poi la mano da dentro dice che è così, che è Allora, la presa di posizione politica, che ovviamente fa parte del dibattito, perché ognuno deve esprimere le proprie idee, le proprie opinioni, ci mancherebbe altro, e le esprimiamo dalla metà degli anni 60. C'è chi le esprime in forma più politicizzata, ce l'ho raccontato direttamente in un libro, addirittura Toga Rossa, uno degli esponenti più importanti di Magistratura Democratica, Ciccio Misiani, che ci parlava di quelli che erano i rapporti tra una corrente della magistratura e il Partito Comunista dell'epoca. Poi la società si è trasformata, sono entrati in magistratura nuove generazioni, non quelle figlie di quella cultura, e in qualche modo hanno cercato di portare un cambiamento. Una parte rimane ancorata a quei valori, che non è una critica, che però impattano nel dibattito politico, e si arriva a Crosetto. Un politico, un cittadino dice: scusa, ma se il giudice mi dice che deriva antidemocratica, che il premierato annulla la libertà, che tutto qua. Se io vado sotto, processo penale, una vicenda giudiziaria, come vengo giudicato? Punto interrogativo. E lei lo faceva però questo. Appunto, questo è il problema. Io non sono mai appartenuto, se non all'inizio della mia carriera, a quella parte. Però certo, io rispondevo. Questo 50% sta pericolosamente salendo al 90%. Sì, io rispondevo a queste domande. Da presidente dell'ENEM, ogni giorno rispondevo a queste domande. Non è che non rispondevo, al di là di che ognuno deve avere la storia di quegli anni. Quando andavo nei dibattiti, nelle strade, mi capitava di essere fermato e mi diceva: quindi tu, venivo assolutamente... Scusi, ma oggi è cambiato qualcosa? No, è così, è rimasto così, perché venendo meno pure quella parte, tra virgolette, quella corrente di centro che in qualche modo era un equilibrio, tolta quella, è chiaro che ritornano fuori queste posizioni in maniera più forte, che non significa... 20 secondi. Tutte e due. È proprio per questo che colpisce l'intervento di Crosetto, proprio perché sappiamo benissimo che queste cose accadono dagli anni 60, dagli anni 70. Io non so parlare di... Allora, il fatto adesso che un ministro della difesa... No, ma infatti io vorrei attualizzare questo discorso, cioè, altrimenti no, rimaniamo sempre... Il fatto che un ministro della difesa vada in Parlamento e dica: mi raccontano di incontri di magistrati che vogliono opporsi al governo, lasciando intendere, alludendo a incontri carbonari, come è stato detto, perché in effetti la formulazione della frase sembrava, diciamo, in questo modo qui... è grave, perché poi quando questo ministro della difesa va in Parlamento e ci viene a raccontare che si riferiva a convegni pubblici che avvengono dagli anni 60, in cui i magistrati dicono le loro opinioni, oggi la gente vuole una risposta e noi dobbiamo dare una risposta di cambiamento proprio sulla base dell'esperienza interna. Sì, però lui è rimasto ancora sul lato Crosetto. Però mi volevo collegare a questo punto, un ping pong, che c'è una soluzione. Si è data un'idea di una opposizione sul lato giudiziario, ma c'è la soluzione, quando in realtà ci si riferiva soltanto a dei convegni pubblici. Allora c'è una differenza tra convegni pubblici e interventi giudiziari, converrà con me? Altro. No, perché altrimenti al cittadino... Perché al cittadino, per quanto io la magistratura, diciamo... E lo so, ma il cittadino anche con la presa di posizione pubblica, quando io facevo l'intervista da Barricadero... Aspetti, mi chiede perché hai detto quello. Sto dicendo un concetto. Per quanto io sia in prima linea a evidenziare le storture della magistratura e della giustizia, c'è
È un discorso diverso tra denunciare l'interventismo della magistratura sul piano politico e alludere al fatto che ci sia una parte della magistratura che agisce sul piano giudiziario contro il governo. C'è una netta differenza. Sì, e al cittadino, è quello che ha fatto Crosetto, ma io no. Al cittadino arriva questo messaggio se uno allude a incontri carbonari, no, tra magistrati. Altro... È chiaro che poi la fiducia del cittadino nei confronti della magistratura che però già c'è è un altro tema che è esistito in Italia. Ci sono stati processi a Berlusconi. Vogliamo fare la sua magistratura? Ma la facciamo dopo la pubblicità. La facciamo e deve intervenire anche la Paita e io spero di recuperare Caporale, che forse dovevamo fare delle prove, no? Magari per verificare lo Skype. Eh sì, te lo dico io, tra poco. Crosetto ha espresso, come ho espresso io ben prima di diventare ministro, il disagio della politica di fronte ad alcune situazioni che si sono verificate, soprattutto con lo scandalo Palamara, dove, lo ripeto, sono emerse, è emersa quella frase, secondo me, sacrilega di un magistrato che parla con un altro e dice Salvini è innocente ma bisogna attaccarlo. Questo per me è un sacrilegio, è una bestemmia per una toga. Allora vorremmo capire, e penso che anche gli italiani vorrebbero capire, se si fosse trattato di un episodio isolato o di una voce dal sen fuggita, o se per caso qualche altro non avesse avuto magari le stesse uscite. E poiché Palamara ha detto che di episodi come quelli ce n'erano stati altri, e sulle intercettazioni di Palamara e su tutte le sue conversazioni è stata posta una cortina di silenzio, voi capirete che questo sospetto è rimasto. Quindi non si parla di complotti, vorremmo semplicemente sapere e capire se quello è stato un episodio isolato che in un paese, vorrei dire, normale avrebbe dovuto suscitare una generale indignazione, perché significa disonorare la toga dire l'imputato è innocente ma dobbiamo attaccarlo. Cioè, secondo me, lo dico da ex magistrato, sono inorridito quando l'ho visto. Ripeto che Palamara ha aggiunto che non è stato un episodio unico, quindi vorrei, ecco, che su queste cose prima o dopo si facesse chiarezza, ed è quello che sicuramente intende dire anche Crosetto. Oh, allora, questo è Nordio, che cita Palamara, che dice, tra l'altro, insomma, a me non sta bene, vorrei anche capire se quello che ha detto Palamara è un caso isolato oppure se c'è dell'altro. Però Crosetto poi va in Parlamento e dice sostanzialmente mi dovevo fare i fatti miei, io sono ministro di un'altra roba e quindi non tornassi indietro non ne dovevo neanche parlare. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, perché in questo modo nessuno assume fino in fondo la responsabilità politica dei propri ruoli. Ma è una politica che è sotto ricatto in qualche modo? Allora, prima si faceva un'analisi rispetto al tema della magistratura, che io voglio dirlo ancora una volta, ci sono tantissimi, la maggior io parte dei magistrati che lavorano in silenzio, lavorano con grosso silenzio, sacrificio, che hanno anche rischiato la vita e in alcuni casi hanno pagato delle conseguenze gravissime. Quindi non è una generalizzazione, detesto le generalizzazioni. Il punto è un altro. Ognuno di noi può decidere l'anno in cui, come dire, iniziare a considerare la politica subalterna, almeno nell'esercizio del proprio ruolo, indipendente rispetto alla magistratura. Io amo citare il 92-93, perché secondo me, diciamo così, è obiettivamente l'anno. Perfetto. Allora, da lì in avanti c'è stato una, come dire, progresso sempre più, come dire, di atteggiamento pavido della politica nei confronti del mantenimento dell'equilibrio dei poteri, che poi è addirittura sfociato in un movimento, il Movimento 5 Stelle, che ha, come dire, cominciato a considerare l'avviso di garanzia al pari, diciamo così, di un reato conclamato e giudicato in terzo grado, che ha utilizzato questo tipo di strumenti contro gli avversari, eccetera. Allora, noi ci dobbiamo porre il tema di un atteggiamento che muti della politica. Ripeto, non voglio dare giudizi. Non perché può mutare. Tutti... Cioè, abbiamo appena visto una triangolazione che non torna. Io dico di sì. Io dico che può mutare.
Lo dico a ragion veduta, lo dico nella consapevolezza del mio ruolo parlamentare e voglio anche dire che io mi assumo fino in fondo la responsabilità di una battaglia di questo genere, che è una battaglia nei confronti di quei 30.000 che in questi 20 anni sono finiti in carcere. Poi arriviamo anche ai 30.000. Che è la battaglia di chi pensa che la politica abbia un ruolo indipendente rispetto al potere giudicante, di chi pensa, diciamo, di dover fare qualcosa per modificare il sistema, che ripeto non significa da fare di tutta l'erba un fascio, perché no, ci sono magistrati serissimi. Il punto è l'equilibrio nel nostro paese tra Hermes, i poteri. Che effetto ti hanno fatto le parole di Nordio? Vedevo che scuotevi la testa. Ho detto anche l'intervento di Nordio non credo sia stato poco azzeccato, nel senso che lui ha cercato di difendere l'uscita del collega Crosetto facendo riferimento a delle chat emerse nello scandalo Palamara in cui si faceva riferimento a questa opposizione verso Salvini. Bisognava fare opposizione a Salvini, bisognava attaccare Salvini, questo veniva detto in una chat che poi adesso anche Palamara ci chiarirà. Però la differenza è che lì in quel caso, e credo che Palamara ci confermerà questa circostanza, si faceva riferimento a un attacco a livello mediatico-politico rispetto a Salvini sulla vicenda della nave Diciotti. Non si faceva riferimento a un attacco a livello giudiziario, non è che Palamara ha detto bisogna attaccare Salvini, aprite un'inchiesta. E questo è molto diverso, come ho detto prima. Dicevo il mio interlocutore, hai ragione. Ci sono due profili completamente diversi. Io non voglio fare adesso il difensore delle cause perse, però diciamo è molto diverso e quindi cercherei di dare ragione alle parole ambigue di Crosetto dicendo cioè, dallo scandalo Palamara emerso. Si fa del male alla stessa giustizia. Lui ha detto voglio capire se appunto è un fatto isolato. Ce lo dica se... Palamara, però credo che intanto Palamara ci confermerà la mia impressione sul fatto che non ci si riferiva a un'inchiesta giudiziaria ma più a un'opposizione politica mediatica. Allora è chiaro però che viene ritirata oggi in mezzo per fare un po' come dire di confusione politica. È una chat che è stata chiarita con Salvini in trasmissioni televisive e quant'altro, ormai l'hanno capito tutti. Un collega mi dice siamo indifendibili, hai ragione, punto. Si discuteva in quel periodo a proposito di quello di cui abbiamo discusso, di una presa di posizione politica dell'ANM nei confronti di Salvini sul tema immigrazione, punto. Questa è la chat. Alla domanda, e il ministro Nordio lo sa bene, è stato pure magistrato, sa quali sono gli orientamenti politici interni alla magistratura. Quello che io devo dire l'ho raccontato nei libri, c'è cioè un verbale lungo pure presso la commissione antimafia. Io penso che adesso tanti cittadini e anche tanti magistrati, dopo tutto quello che è accaduto, toglierei la parola Palamara quando si parla una volta, parliamo un po' di quello che è successo, se no non si riesce mai a capire. Che era esatto, un po' quello... questo. A un certo punto dobbiamo dire, i cittadini chiedono ma se ne esce, perché se no sembra solo che facciamo l'uno contro l'altro, che non può essere perché non conviene a nessuno. Palamara, secondo la sua esperienza, quindi non parlo di... secondo la sua esperienza quando era dentro, quella che lei definisce opposizione politica, quante volte poi è andata di pari passo o si è trasformata in inchiesta giudiziaria? A mio avviso, come ho detto, io dico che rafforza determinate inchieste giudiziarie, ha rafforzato determinate inchieste giudiziarie rafforza perché in alcuni casi... e quindi le condiziona? Ma inevitabilmente si parte, ripeto, la premessa di partenza è che su determinate inchieste giudiziarie soffia anche il vento di una certa parte dell'informazione e di una certa parte della politica. Quando si ha la copertura dell'ANM, quella che è mancata ad altri colleghi, al di là che può piacere o meno, l'inchiesta va giù, altrimenti si rafforza. Io l'ho vissuto... sull'esperienza diretta ho citato il processo Rubbi, ero io presidente dell'ANM, prendevo un aereo e andavo a Milano, non è che io dovevo diventare chissà chi, oppure penso l'abbia raccontato pure Renzi, vicenda dell'Expo, è gestione politica dell'indagine, dipende da quello e che accade, questo sto dicendo. E oggi si creano ancora di più queste situazioni, ecco perché poi bisogna uscire da questa palude, non rievocando una chat, le chat, perché è chiaro che poi la gente vuole capire anche che la giurisdizione ha fatto appello, ma come se ne esce? Se il rimedio è, e questo lo dico con molta tranquillità, dopo tutto quello che è accaduto, no? Cene, nomine e quant'altro, aumentiamo i componenti del CSM, non ne veniamo mai fuori, complichiamo ancora di più la situazione, se invece oggi vogliamo in qualche modo dare la possibilità a tutti di uscire da questo
inutile scontro, dove i giudici fanno le indagini, i politici fanno la politica, decidono i temi e quant'altro. Bisogna fare intanto una cosa importante, che quando ero presidente dell'ANM, questo sì, avversavo, che era il sorteggio. Perché? Perché non avendo poi la copertura al CSM, può stare tranquilla che si fa molta più attenzione a fare l'inchiesta. Perché lo avversava? Perché toglie il potere. Ecco. Toglie il potere alle correnti. No, certo, è ovvio che è una domanda retorica. Lo fa, sì, come poi mi dire, perché l'hai detto da presidente dell'ANM, che devo dire? No, il sorteggio, no, il sorteggio. Oggi dico, è ovvio che nel momento in cui sorteggiamo tu togli il potere. Quando tu togli il potere stai molto più attento a leggerti le carte, a fare in modo che quando fai carriera lo fai, diciamo, perché sei più bravo e perché non hai il protettore al CSM. Assolutamente chiaro. Lisei, però le chiedo questo. Visto quello che ha raccontato Palamara, che c'è stato, o così operava, e ci dice che ancora oggi è così, uso una brutta parola ma lo faccio per farmi capire, se è così la politica è perennemente sotto ricatto, no? Si spiega anche in qualche modo lo scatto in avanti e la marcia indietro di Crosetto, anche se i titoli continuano a dire non temiamo inchieste, arrivi di inchieste, attacchi della magistratura, però è abbastanza, insomma, curioso. La politica è perennemente sotto ricatto, se è così? Diciamo che la politica, più che altro alcune persone possono essere intimorite, cioè questo perché chi vive storie personali, come anche quella che ha vissuto la collega Paita, chiaramente viene segnato e viene toccato. Io credo che una piccola parte della magistratura che interpreta ha una postura istituzionale politica e mette in discussione il lavoro di tanti magistrati che invece non lo fanno, ed è il motivo per il quale noi nel programma abbiamo riforma della magistratura, abbiamo la separazione delle carriere. Ripeto, è un tema complesso, tant'è vero che non l'ha fatto nessun governo precedente, neanche chi oggi sostiene questa tesi, quella che è, questi punti del programma. Che viene, dopo il premierato, no? A questo punto. Per forza, cioè, quindi... è difficile sovrapporre le riforme costituzionali di questa importanza. Ci vogliono due anni per cambiare la carta. Già quanto sul premierato De Sierra, siamo già a metà legislatura, diciamo. Quando la magistratura sta intervenendo in maniera pesante sul premierato, questa parte della magistratura, De Sierra è venuto in prima commissione alle audizioni quando c'ero io, parlando di riforma quasi eversiva. Oggi purtroppo una parte della magistratura non ha una postura collaborativa, nel senso che può anche criticare chiaramente l'intervento del legislatore, ma un conto è la critica tecnica per cercare di addivenire a una soluzione utile per il Paese e per i cittadini. Un conto quando la critica è politica e si parla appunto di riforma eversiva o quello che ha citato anche Crosetto. Sono due temi, due piani completamente differenti. Oggi mettere in campo due riforme così pesanti e sulla Costituzione così avversate da una parte della magistratura contemporaneamente, certo, credo sia complicato a un anno di governo, ecco, perché poi sono riforme che vanno pensate, che vanno messe, certo, giù in maniera importante, che vanno quantomeno condivise. Il governo sta lavorando anche in questa direzione, ed è il motivo per il quale, ripeto, su alcune piccole cose siamo intervenuti, che piaccia o non piaccia, poco o molto, però sulle intercettazioni, sull'abuso d'ufficio, sul collegio, sulle misure cautelari, abbiamo fatto degli interventi garantisti, e che sono stati il primo pacchetto, poi ce ne saranno anche degli altri. È chiaro che la separazione delle carriere passa per una riforma costituzionale, sappiamo e siamo consapevoli della sensibilità che c'è tutte le volte che si tocca la carta costituzionale, una sensibilità che aleggia lo spirito di Renzi qui. Ve ne siete resi conto? Aleggia lo spirito di Renzi ogni volta che si parla. Che è il grande tema che vive il Paese e vive anche la magistratura, perché c'è l'idea che la carta non possa mai essere toccata. Io al di là tante volte ho citato persone, e ricordo quando parlavo con il presidente Napolitano, diciamo, la seconda parte è una parte che può essere toccata, cioè dopo 75 anni che entrate costituzionale, no, cioè, alcuni magistrati ritengono che la Corte Costituzionale può intervenire sulla riforma costituzionale, quindi anche e qualora noi facessimo la riforma costituzionale,
c'è anche chi ritiene che la Corte Costituzionale possa dichiarare incostituzionale una riforma costituzionale. Ho capito, Lisei, però questa è la democrazia, se uno non lo fa mai. Sono due punti di vista che esistono nel paese, nel senso che parlare di riforma... No, è per dire che non è, insomma, no, è un percorso complicato, certo. Sia semplice non lo dice nessuno, il problema è che da voi ci si aspetta un atteggiamento di coerenza rispetto a quello che avete detto. Per di più, in Parlamento ci sono forze politiche che non stanno gridando, diciamo, al premierato come, diciamo, a un atteggiamento, hanno mandato dei segnali, insomma, a un atteggiamento di abuso, ecco, in questo paese. Al contrario, abbiamo detto nero su bianco che quando si parla di regole si deve parlare tutti assieme e soprattutto farlo, diciamo così, nell'ambito di una discussione libera, aperta. Cioè, quello che sto cercando di dire è che da questo governo, per la maggioranza che lo sostiene, per il consenso che ha ricevuto, ci si aspetta un po' di coraggio, non il benaltrismo, ah ma ora c'è da discutere ben altro, no, c'è da fare una riforma seria della giustizia e prima vi mettete in campo e prima questo paese comincerà a discutere di questioni serie. Giustamente l'opposizione fa l'opposizione, andiamo in pubblicità che è un tassativo e poi torniamo. A pronunciare, io non voglio neanche dire, tanto è facile saperlo, chi ha pronunciato questa frase, di che corrente fa parte della magistratura, non mi interessa. E non è che io giudico sulla base di questa frase di una persona tutta la magistratura. Io apro, ma lo apro non come ministro della difesa, come cittadino prima, un tema, è un tema di cui dobbiamo discutere. Prima o poi questo scontro tra politica e magistratura dovrà finire. Io in questi giorni mi sono letto i convegni, le quattro ore, le ho ascoltate su Radio Radicale, di Area a Palermo, no? E ho trovato, e mi ha colpito, questo senso di molti magistrati di vedere nel governo, spesso nel Parlamento, magari nella maggioranza adesso, quasi come un contraltare, no? Come se ci fosse un attacco alla magistratura, la volontà di non farla lavorare. E io penso che invece in un paese democratico la magistratura debba lavorare in pace e non debba esistere alcun pregiudizio da una parte o dall'altra che blocchi questa libertà di lavoro e che il Parlamento debba fare di tutto perché da una parte il potere il potere legislativo, il potere esecutivo e la magistratura convivano con la tutela del lavoro di tutti. E allora io non so, mi chiedo, il ruolo della magistratura è quello di riequilibrare la volontà popolare? È quello di... No, perché questa frase, leggiamo in italiano questa frase, discutiamone, poi mi convincete che non è così, che questa frase vuole dire altro, e allora magari parliamo di altro, ma questa frase cosa significa in italiano, della vedova? Perché lei sfugge a questa cosa? Non compete a questo luogo parlare di questo tema. Tra l'altro stiamo parlando di un'intervista, la mia, in cui su 20 domande, nelle ultime due incide almeno, non è un'intervista sulla giustizia, incidentalmente a una domanda ho risposto questa cosa. Ma sarà un caso che dal 92 dimita, tutte le volte che si è parlato di riforma in qualche modo della giustizia, ci sia stato 97 D'Alema, non voglio citare neanche esponenti del centrodestra, ci sia stato un sommovimento che ha portato a bloccare qualunque tipo di riforma, quella che lei dice di auspicare. Allora io non penso che possa esistere una riforma della giustizia che vada contro la magistratura e non penso, l'ho sentito anche in molti interventi di Area, dire che si possa pensare a un conflitto permanente tra la magistratura e la politica, ma questo nasce da un ragionamento chiaro sulle funzioni che uno ha. E non mi dica che io ho fatto questo intervento sulla magistratura, perché vi dico una cosa, è lo stesso principio che ho applicato qualche mese fa quando sono andato a denunciare cose che sapevo alla magistratura. O qualche mese dopo, quando ho ricordato che chi riveste e ha poteri per lo Stato, nel caso Vannacci, ha delle responsabilità. Allora applaudivate, e magari non mi applaudivano molti della mia maggioranza, ma il principio era lo stesso.
Allora, le parole di Crosetto. Hermes, volevi fare anche una domanda a Alisei, vero? Mi hai detto prima. Sì, no, Alisei, no, più che una domanda ci tenevo a evidenziare una affermazione che ha fatto Alisei, che credo che fra alcuni anni noi ricorderemo, quindi registriamo questa trasmissione, perché lui ha detto: già con la riforma del premierato e con l'opposizione della magistratura facciamo fatica, se ci mettiamo pure la riforma della separazione delle carriere, proprio, che è proprio, come dire, la resa esplicita della politica nei confronti della magistratura. Io una frase più chiara di così negli ultimi giorni non l'ho sentita, e va in completa contraddizione con quello che dice Crosetto, che quando Crosetto, al di là adesso delle questioni che abbiamo detto sulle sue parole, eccetera, quando va in Parlamento e dice bisogna aprire un confronto, un dibattito sul ruolo della politica e il rapporto tra politica e magistratura, e poi sentiamo però il ministro Nordio che rinvia la riforma della separazione delle carriere a primavera, le riforme della giustizia sono bloccate, che sono tutte bloccate. E Alisei ci viene a dire: noi già abbiamo la magistratura che ci contrasta sul premierato, figuriamoci sulla separazione delle carriere. Vuol dire che la riforma non ha alcun minimo di coraggio nell'affrontare una riforma strutturale della magistratura in un'epoca in cui con una maggioranza parlamentare che però potrebbe magari permetterselo. Chiaramente il fantasma di Renzi aleggia, come dire, no? Il referendum di Renzi, quindi un possibile fallimento, aleggia dietro le spalle di qualsiasi partito, però su un tema così delicato, in cui tra l'altro l'opinione pubblica è molto sensibile, non è che la magistratura è così appunto ben vista dall'opinione pubblica, credo che una riforma strutturale che riguardi la Costituzione, dunque, sulla magistratura possa trovare anche spazio se si ha il coraggio, però mi pare che il coraggio non c'è, e come diceva un saggio, se non c'è il coraggio non è che uno se lo può dare. Ecco, ve lo date questo coraggio, Alisei? Non avremmo neanche intrapreso il percorso del premierato. Non è questione di coraggio, è questione istituzionale. Questo governo si è dato un atteggiamento istituzionale nel cercare la massima e trasversale collaborazione di tutti, tant'è vero che sul premierato la collega Paita dice ci siamo. Una riforma costituzionale che riguarda la magistratura, evidentemente deve passare per un confronto. Quello che c'è stato anche sul premierato, ed evidentemente ha dei passaggi istituzionali anche all'interno delle commissioni, con tante audizioni, come giusto che sia quando si tocca la carta costituzionale, che deve essere fatto nei tempi e nei modi che garantiscano a tutti, anche chi nella magistratura, quella piccola parte, fa politica, che è venuta in commissione sul premierato a parlare, di esprimersi e di portare il suo contributo. Non è una questione di coraggio, perché se fossimo a 4 anni di legislatura e non ci fosse traccia della riforma della giustizia, potrei dirvi che avete ragione. Ma visto che siamo a 1 anno e in quest'anno abbiamo già messo in campo delle riforme importanti, e credo che in un modo istituzionalmente corretto e ineccepibile, anche la riforma della giustizia deve essere messa in campo, verrà messa in campo, perché tacciare questo governo di non aver coraggio mi fa un po' sorridere, ma deve essere messa in campo nei modi, nelle forme istituzionali corrette e serie. Io sono sicuro che il ministro Nordio ci stia lavorando, sono sicuro che il governo ci stia lavorando, sono sicuro che la riforma approderà, sono altrettanto sicuro che approderà nei modi giusti, corretti e istituzionalmente inattaccabili. E l'ho detto proprio in riferimento al premierato, che nonostante abbia avuto un percorso di condivisione con tutti i partiti di opposizione, sia stato annunciato, oggi riceve delle critiche, che dire, feroci è poco, perché parlare di riforma eversiva è poco. Ma si figuri se questo governo non ha il coraggio di fare le riforme. Lo avrà, facci dubitare nel massimo rispetto, diciamo, delle tue affermazioni, facci dubitare della capacità davvero che voi avrete di mettere in campo coraggio sufficiente per questa riforma, perché le contraddizioni che abbiamo visto emergere in questi giorni qualche dubbio ce lo portano. E c'è un'altra questione su cui io voglio, diciamo, fare una sottolineatura.
il partito politico che più di ogni altro dovrebbe all'interno del governo, cioè Forza Italia, per la sua storia, per la storia di Berlusconi, combattere questa battaglia è inesistente. In questo caso la resa è davvero disarmante. E oggi, come dire, qualche sottolineatura la fa anche un esponente di questo stesso partito, cioè Giorgio Mulè. Allora, il punto è uno solo. Noi non abbiamo bisogno di dimostrare di essere stati coraggiosi, perché noi sulla riforma istituzionale ci siamo rotti l'osso del collo. Quindi, come dire, da questo punto di vista un partito coerente come il nostro non esiste. Ma in più vi diciamo, non solo ci siamo sul premierato, noi ci siamo anche pronti a discutere di giustizia. Avete il coraggio di iniziare questa discussione che peraltro, vi ricordo, avrebbe un senso organico rispetto a tutto il resto, oppure no? E Forza Italia cosa sta facendo dentro questo governo? Dove è finita? Cercasi Forza Italia disperatamente, ecco. E i riformisti disperatamente, che in questo momento hanno solo una casa possibile per mandare avanti queste battaglie, quella di Italia Viva, perché un altro partito coraggioso... Venite da noi, venite a noi proprio. Ma se volete combattere una battaglia vera sulla giustizia, sulle riforme istituzionali, sulle riforme che servono al Paese, di sicuro l'unico modo è stare in Italia Viva. Scusate, volevo sottoporre a Palamara, ma anche a voi, l'editoriale oggi di Marco Travaglio. Mi dispiace che non ci sia Antonello Caporale, perché ha davvero grossi problemi di collegamento via Skype e quindi ha dovuto rinunciare, perché il giornale ieri titolava così: manette a 30.778 innocenti, la denuncia di Crosetto in aula, il bilancio di 20 anni di malagiustizia. Era questo il titolo del giornale di ieri, che puntava appunto su questa parte di discorso di Crosetto. E cosa scrive oggi Marco Travaglio? Il complotto più ridicolo dell'anno. Il ministro Crosetto tira la palla in tribuna con un numero a caso: 30.778 innocenti in manette negli ultimi 20 anni. Il dato si riferisce agli ultimi 30 anni, non 20, ed è la somma delle persone che nel 1992-2022 sono state risarcite dallo Stato perché finite in carcere o ai domiciliari e poi archiviate o prosciolte o assolte, o hanno visto ribaltare la condanna definitiva nel processo di revisione. Ma nessuno può dire se fossero innocenti o colpevoli. In base alla convenzione chiamata giustizia, si può dire solo che non sono stati condannati. Se il reato l'avessero commesso o no, lo sanno loro e il Padre Eterno. Si può essere assolti anche da colpevoli se il giudice ritiene le prove insufficienti. Quindi fra quei 30.778 ci sono innocenti e colpevoli che l'hanno fatta franca. Ora, vuol dire anche il contrario, eh? No, a parte che è agghiacciante, magari... perché vuol dire che non esiste una fine mai, che non esiste un processo, che le sentenze di un processo di revisione non valgono, che lo sa solo il Padre Eterno, e quindi amen, secondo Travaglio, che dice poi ancora: sarebbe bello avere giudici onniscienti che arrestano solo colpevoli. Purtroppo il processo telepatico non è stato ancora inventato in tutto il mondo, si arresta prima del processo, non è vero, per salvaguardia da chi inquina le prove e da chi fugge. Era un po' il concetto di assurdo, diciamo, no? Però io sì, penso che sia un modo che di... non esiste, che cioè, alla fine nessuno saprà mai se una persona è innocente o colpevole. Però cioè, è un po' quello che c'è nel paese, è un concetto di giustizia tra virgolette assurdo, basato un po' sul sospetto, basato sul fatto che se le sentenze... Però dov'è la giustizia? Qua, anche non c'è, è un concetto di giustizia che non c'è, è un concetto di un processo che non c'è, basato, volevo dire, è un concetto basato che se una sentenza condanna un amico è sbagliata, se condanna un nemico è giusta, e quindi è un concetto che non esiste di giustizia. Un processo dovrebbe avere delle regole e dei giudici che le applicano in maniera imparziale, che è un po' il senso del discorso che mi sembra stiamo facendo oggi. Quel numero, anziché essere ridicolizzato, e questo è un tema di riflessione che... anche interno dovrebbe essere, e dovrebbe far riflettere su tante cose che non hanno funzionato, perché un errore giudiziario comunque toglie per primo il respiro ed è una sconfitta per la macchina della giustizia, ma soprattutto per chi ha impattato una vicenda giudiziaria, tranne che noi pensiamo che nei fascicoli ci sono pezzi di carta e chi se ne frega, scusate l'espressione, ci sono vite umane, e di fronte a un numero del genere torniamo pure a quanto sia importante garantire un alto livello di professionalità dei magistrati in questo Paese, che è quello che poi ha portato anche a discutere di riforme che indubbiamente sono urticanti, penso alle pagelle, ma che vanno in questa direzione.
Cioè, chi è sottoposto a una vicenda penale, che cosa pretende? Di avere un giudice che sta, tra virgolette, sul pezzo, conosce le carte, è in grado di tenere la situazione, il più possibile cerca di limitare l'errore. È chiaro che l'errore è sempre dietro l'angolo, ma quando gli tocca distrugge una vita. Sì. Permetto di dire che, siccome si fa un gran parlare, diciamo, di affermazioni, queste sono parole che, se spinte all'estremo concetto, sono eversive. Lo vogliamo dire con chiarezza. Giustizia fai da te. Perché minano il concetto di giustizia e soprattutto sottendono l'idea che la privazione della libertà individuale non sia, diciamo, un problema e un diritto in questo paese da, come dire, no? Rispetto ai diritti individuali delle persone. Cioè, quando si toglie la libertà a una persona è come dire, un fatto gravissimo. Non possiamo pensare che di fronte a 30.000 errori giudiziari questo sia, diciamo, il modo di approcciare la questione. Io davvero sono perché sconcertata. Lui dice, Travaglio dice, non sono solo errori giudiziari, in quel numero c'è un po' di tutto, anche chi appunto poi ha avuto un'assoluzione con un processo di revisione, quindi non lo possiamo considerare un innocente. Quindi la giustizia non esiste? Non esiste mai. Non esiste mai. Se ne pena mai sostanzialmente, se siamo, non appunto siano parole il padre di una eterno certa gravità. E non so che. No, dico, non si spiega allora, non si spiegano le battaglie continue di Travaglio in favore, anzi contro le riforme della prescrizione. A questo punto, tanto se i processi durano 20 anni o 30 anni, eccetera, per lui non cambia niente, tanto la giustizia non esiste. Ma posso fare una provocazione? I primi a dover reagire di fronte a un'affermazione del genere dovrebbero essere i magistrati. Su queste parole dovrebbero dire faranno. Qualcosa. Non è che i magistrati allora, si identificano nel fondo di Travognone, esprime le proprie idee, no, i giudici lo faranno. Visto che rispetto non ci sono alcune tanti, riforme annunciate, le ma parole non penso ci sono. Siano tanti magistrati io che penso, si identificano diciamo, in queste parole. Questo lo penso anch'io, però mi piacerebbe sentire una voce netta, per una volta. L'ultima cosa sono le parole oggi di Albano, magistrata della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, neopresidente di Magistratura Democratica, dal governo attacco ai giudici, così si mina la fiducia della magistratura, questo è naturalmente il titolo, lei dice anche i magistrati hanno la loro visione del mondo, la nostra attività però si basa sull'ordinamento giuridico. Io ho davvero l'impressione che la fiducia dei cittadini, e lo so perché insomma giro parecchio e anche per le carceri, insomma in tante situazioni è molto al di sotto della fiducia che io pensavo fosse un po' più alta, almeno nella speranza, ma non solo... Non solo per l'attacco, diciamo così, della politica. Certo, no, sono le vicende poi giudiziarie di tutti i giorni che contribuiscono a questa bassissima fiducia della magistratura. Noi le raccontiamo ogni giorno, c'è un numero spropositato di casi di ingiusta detenzione, di casi di errori giudiziari, che fa insomma spavento. La leader, nuova leader di Magistratura Democratica, non fa altro che insomma, riprendere la linea che è sempre stata quella di Magistratura Democratica, di forte opposizione a ogni ipotesi di riforma della magistratura, della giustizia, facendo riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini, non capendo appunto che i cittadini sono da un'altra parte, non sono dalla loro parte, questo non lo dicono posso solo dire i una cosa, questa sì, forte, molto forte, ma secondo me sono da un'altra parte anche rispetto ai giornali. Io vi ho citato due cose che sono su due giornali, no? Su Repubblica e un parere sul Fatto Quotidiano. Che fanno parte un po' del racconto. Ma potrei leggere La Verità e troveremo magari un'altra interpretazione. Mm. Anche questa idea, no? Di una giustizia che invece dovrebbe essere un bene comune, che viene questo declinato punto. Poi a seconda sì, certo. Delle nostre certo. Parti informative non fa bene, e anche questo è un dato che i cittadini iniziano ad acquisire. No, dicevo su Silvia Albano, a parte il battesimo del fuoco, diciamo, della obbligata intervista a Repubblica oggi, siccome è una persona molto onesta intellettualmente, io mi auguro, e l'ha dimostrato anche in altre vicende e occasioni, invece mi auguro che questi temi di riflessione possano portare anche ad un cambiamento interno. È una riflessione che secondo me è quanto mai necessaria in questo momento che vive il Paese. Il Magistratura Democratica? Perché no? Bene. Vediamo se inizia lei. C'è la sfiducia di Hermes qui. Non si sa mai, no? Vabbè. Certo, sarebbe una svolta storica. Su altre storica. Vicende l'ha avuta, può darsi che questi temi di riflessione, ripeto, a parte il battesimo del fuoco di oggi, possa poi portare
Perché battesimo del fuoco? Perché è obbligata l'intervista. Ah, ok, perché su certo, Repubblica. Il gruppo Repubblica, vabbè, è quello ognuno gruppo fa... di riferimento. Solo un'ultima annotazione, c'è da dire che comunque a partire dallo scandalo che ha riguardato, non diciamo scandalo Palamara, altrimenti Palamara si arrabbia. Ma perché è un falso ipocrita che non va, sì, bene. Bisogna poi raccontare poi come sono andate le dallo cose. Dallo scandalo, no? Che è nato da quella vicenda lì, sinceramente non si è registrato alcuna autocritica all'interno della magistratura sui meccanismi correntizi, sul modo con cui vengono portate avanti le procedure di nomina. Ma se il sistema è questo, fermo restando che chi viene dopo è cambiato ovviamente tutto, è meglio, è più bravo, è più pure, se il sistema è questo, le regole sono quelle, con quelle quello si devono confrontare. Quello che colpisce è il che da una magistratura così moralistica si aspettava un approccio diverso. Ha sempre diverso. Partecipato la magistratura moralistica a quel meccanismo che abbiamo raccontato. Certo, infatti è cambiata la prima linea, diciamo, la linea del primo fronte e poi sono subentrati, diciamo, dei sostituti che non hanno assolutamente portato avanti alcuna riflessione critica su questo, né avanzato riforme, proposte di riforma, perché possono anche provenire dall'interno della magistratura, cioè dire che la valutazione professionale dei magistrati oggi in Italia è inesistente di fatto, e lei lo sa benissimo, è inesistente. Io non credo è chiaro che dà fastidio al magistrato ed è giusto perché burocratizza il lavoro, però con quello che è accaduto dovrebbero avere il coraggio recorrenti di controllare il lavoro del magistrato, e oggi è un sistema che non valutare. Può mai andare, ma perché non il numero è alto? Valutare, perché il sistema si alimenta sul voto. Se tu togli quello non ti vota più e perdi poi questo, purtroppo. Ho come la sensazione che ne riparleremo, è così. Grazie intanto per oggi a Lisei, Erma Santonucci, Raffaella Paita, che oggi ha l'Assemblea Nazionale di Italia Viva a Roma alle 11:00, e grazie anche grazie a Palamara, ne riparleremo. Andiamo in pubblicità e poi parliamo di un'inchiesta interessante, molto fatta, ed è un libro oggi da una collega che ha dedicato tutta la sua vita a inchieste pericolose, e però un'inchiesta di cui si è parlato molto poco. Tra poco ne parliamo. Allora, eccoci qui, parliamo con Federica Angeli, buongiorno, ben trovata, collega, giornalista, ha fatto tante inchieste pericolose, difficili, complicate, per questo insomma la sua vita è complicata e soprattutto molto protetta, non è un piacere insomma vivere così, però questo è. Però Federica Angeli ha scritto un libro, Gli orrori della caserma Levante, quando l'ossessione per il risultato favorisce il crimine. Baldini e Castoldi, Federica ha scritto anche A mano armata, eccola qui la copertina. Disarmata. A disarmata, scusami. Certo, tutto il giorno lapsus, perché mi vedi forte, no? E oggi io mi ha incuriosito, perché vagamente mi ricordavo della vicenda della caserma Levante, però ti confesso che sono dovuta andare a rivedermi tante cose. Perché è come se non mi fosse rimasta in testa, no? Cioè, sapevo sì la caserma, alcune cose, Levante, però poi basta, nulla di approfondito. Intanto perché hai deciso di riprendere in mano proprio questa vicenda? Guarda, per lo stesso motivo che tu adesso hai appena detto, cioè le persone non hanno ricordato questa vicenda perché è stata soffocata dal Covid, dal lockdown, da questo nostro catapultarci in una realtà da film, insomma. Per cui questa secondo me è un fatto gravissimo, perché è la prima volta che una caserma dei carabinieri, non c'è un precedente, è stata sigillata, chiusa, sequestrata come avviene con le ville dei boss. Quindi hanno chiuso. Tipo come fosse un crime, no? Esatto, anche perché era un crime quello che succedeva lì. E questa storia secondo me vale la pena di essere raccontata, letta e studiata, perché purtroppo, ricollegandomi anche a quello che sentivo nella parte precedente della tua trasmissione, purtroppo anche quelle poche certezze che avevamo, magistratura, forze dell'ordine, purtroppo nei cittadini stanno via via crollando proprio per questi casi. Cosa è avvenuto a Piacenza nel 2020?
che i 9 abitanti, di cui 7 arrestati e 2 non c'entravano niente, ne sono usciti pulitissimi, anche perché erano lì in prova. Tu hai detto 2020. Sì. Non comincia... Non dobbiamo andare indietro nel 2009? Sì, dobbiamo andare indietro nel 2009, perché l'anno zero, diciamo, è quello, ma lì gli italiani coinvolti, dei ragazzini coinvolti, non hanno denunciato, proprio per questa paura... Che il carabiniere ha sempre ragione. Come no? Si parte molto sì, da... Due, diciamo, dei 7 arrestati, già 9 anni prima, di più di 9 anni, insomma, sì, 10-11 anni prima, avevano comunque fermato dei ragazzini perché ritenuti responsabili di aver fatto un gestaccio contro i carabinieri, e invece era fatto all'insegna dell'università, perché era un gesto liberatorio, avevano finito, diciamo, il percorso universitario. Vengono portati in caserma, picchiati, e questi ragazzini... ventenni, quindi non proprio ragazzini, però giù di lì, non denunciano, perché dicono: chi può mai credere a noi rispetto ai carabinieri? Quindi un altro dei motivi è questo, cioè che prima o dopo la giustizia e la verità arrivano, molto dopo in alcuni casi, però la paura, no, che le forze dell'ordine hanno il coltello dalla parte del manico, e così come la magistratura, e quindi non si denuncia, ancora oggi è molto presente. È vero. E invece questa è una storia veramente degli orrori, perché dentro questa caserma venivano torturati e picchiati extracomunitari, italiani, spacciatori, perché 7 carabinieri su 9 volevano impossessarsi dello spaccio di Piacenza, e quindi torturavano, perché il reato di tortura li ha portati, appunto, è uno di quelli che l'ha portati a processo, questi innocenti, forti della loro divisa, forti di alcune complicità o di occhi chiusi da parte della scala gerarchica, che a me sembra una cosa folle all'interno del sistema arma, che non si controlli quello che avviene alla base. Eppure così è stato, perché nessuno si è accorto di niente, nella migliore delle ipotesi, tant'è che a processo finiscono solo, diciamo, gli ultimi della catena, nessuno dei comandanti finisce comunque per omesso controllo, comunque nelle grane. E lì dentro, in quello che è l'emblema, il Santa Santorum della legalità, succedeva veramente la qualunque: festini a base di sesso, spaccio, torture, con la forza di una divisa. Siamo arrivati veramente al mondo capovolto. Che non è il mondo all'incontrario. Esatto. Ecco. Allora, intanto, secondo me, comunque è bene sempre dire che non è un sistema questo. Ma che certo. Vale per tutti, no? Ovviamente. Però... quando trovi questo tipo di situazioni, è molto anche complicato indagarle, no? Cioè, sì. Io ho visto che tu hai presentato il libro con Ilaria Cucchi. Sì. E sappiamo quanto è costato a Ilaria indagare, riuscire a scardinare tutto un meccanismo di responsabilità, di omertà, proprio perché all'interno di persone che sono, che ci devono proteggere, che sono un'istituzione, insomma... dalla quale non ti aspetti certi comportamenti. Tu come hai fatto per fare questa inchiesta, diciamo così, e per riuscire a scardinare, immagino, quello stesso sistema in qualche modo? Allora, diciamo che la fortuna è stata che qui ad indagare sui carabinieri, come purtroppo spesso accade, anche se la normativa europea lo vieterebbe e lo vieta anzi, non hanno indagato sui carabinieri altri carabinieri, ma hanno indagato la Guardia di Finanza. Quindi da questo punto di vista, con grande dolore, non è che avevano piacere ad ascoltare, attraverso poi un Trojan, proprio come diciamo, il tuo ospite precedente, Palamara, installato sul telefonino del, diciamo, capo, che è poi l'unico che ha ricevuto al momento una condanna in Cassazione, ovvero l'appuntato Montella, sono riusciti a sentire, sentivano gli investigatori in tempo reale quello che accadeva. Colui che fa partire l'indagine, che è un maggiore dei carabinieri, non ha denunciato ai suoi superiori, ha denunciato, penso un po', alla polizia locale. Quindi questi sono dei campanellini che, secondo me, la scala di comando dovrebbe cogliere in positivo, naturalmente, cioè come autocritica, e dire: come mai uno dei nostri non viene a difendersi e a denunciare da noi qualcosa che non funziona? Perché non si fida. Perché non si fidava, e me lo spiega nell'intervista che finisce, che conclude questo libro, Ultimo, il capitano Ultimo, dove mi spiega
che purtroppo quando all'interno dell'arma si denuncia succede che viene spostato chi denuncia. Quindi diciamo c'è un atteggiamento punitivo perché è ritenuto incompatibile con quell'ambiente, è la motivazione, quindi punitivo per chi lo vive, ma dall'alto dice è un modo per salvaguardarti, però c'è un po' più di resistenza, ci dicevamo con Ilaria Cucchi l'altra sera, ovviamente a parlarne, a far emergere questi casi all'interno dell'arma che è un po' più chiusa, tende a lavare i panni sporchi dentro casa, comprensibilmente perché ne va forse del decoro di tutti, ma specifichiamolo, come hai detto bene tu, questo non è un libro contro l'arma, no, questo è un libro che racconta una vicenda in cui probabilmente i vertici avrebbero potuto avere più attenzione. Perché quanto è durata questa storia? Diciamo che diciamo l'indagine è durata 6 mesi, però... Però i fatti per quanto tempo si sono ripetuti? Diciamo si sono ripetuti per almeno 2-3 anni e il campanellino d'allarme doveva essere il numero altissimo di arresti che fa una piccola stazione. Cioè quando una stazione ti porta dai 50 ai 70 arresti a fine mese c'è qualcosa comunque. E invece su questi arresti, e quella è la, diciamo, la provocazione del sottotitolo, hanno fatto carriera in molti, perché tu sai che diciamo, nelle forze dell'ordine quando a fine mese raggiungi un risultato i graduati fanno carriera, no? Quindi comunque è un punto d'orgoglio. Questi ragazzi, chiamo ragazzi, diciamo, questi ex carabinieri hanno ricevuto encomi a fine mese, certo. E invece quella doveva essere la spia, ma come fanno senza intercettazioni, senza gli strumenti ad avere un numero così elevato di arresti? Però evidentemente facevano comodo a tutti. Facevano comodo a tutti, e ti chiedo anche se ne è parlato molto poco anche dopo, non solamente perché sicuramente c'era il Covid, eravamo tutti impegnati, certo, su altre cose, ma perché in fondo ci occupiamo, diciamo così, anche gli arrestati erano gli ultimi, i fragili, gli spacciatori, i drogati, no? Quelli che comunque, esatto, a noi, se stanno fuori o stanno dentro, anzi forse è meglio se stanno dentro, esatto, ce ne importa ben poco. Guarda, hai centrato una domanda che è anche una critica che le persone che stanno leggendo il libro mi fanno. Cioè in questo libro io non ho dato voce ai verbali degli ultimi, proprio perché purtroppo si sta diffondendo un'antipatia, diciamo, generalizzata per gli extracomunitari, per chi è di colore, quindi quasi che si meritassero queste torture. Quindi io non ho fatto parlare loro in questo libro, ma ho fatto parlare le intercettazioni, il Trojan, quindi le botte che loro hanno preso, non le racconto attraverso i protagonisti, gli ultimi, proprio per non fare in modo che il mio lettore possa prendere posizione e dire vabbè, ma in fondo erano spacciatori e per lo più stranieri. Cioè il vizio, capisci? Di forma. Che quindi, è il vizio di forma. Siccome sei difettato in, esatto, partenza, alla fine allora va bene, due schiaffi vanno bene. Qualche schiaffo. E quindi faccio fare al lettore un'analisi che è quella poi che hanno fatto gli investigatori. E mi piace portarlo in questo inferno non attraverso la voce degli ultimi, ma attraverso la voce di chi si sentiva impunito perché indossava una divisa. E molto spesso ultimamente si leggono sempre più casi di questo tipo. Guarda anche gli ultimi arresti avvenuti a Milano, se non sbaglio, della, sì, squadra mobile, Verona, non Milano. Quindi diciamo vorremmo non sentirne parlare, invece purtroppo accadono, e io ho voluto proprio cristallizzarlo perché le persone sappiano che alla fine anche quelli che sembrano sempre dalla parte della ragione, alla fine pagano anche loro. È per questo che hai scritto: se di trionfo si può parlare, c'è quello della giustizia, che diciamo, esatto, è una frase spiazzante nella, esatto, giornata di oggi, dopo tutto di quello oggi, che abbiamo sentito. Sì. Però quindi le condanne, tu dici, alla ci fine sono state. Le condanne ci sono state e tutto è andato come doveva andare. Sì, diciamo ancora uno solo in Cassazione, gli altri ancora no. Però ecco, questo abuso di potere, questo trasformare appunto una caserma, dissacrarla, diciamo, compiendo illegalità, alla fine non è rimasto impunito, anche se gli ultimi degli ultimi non hanno avuto il coraggio di denunciare, ma sono stati alla fine creduti grazie a un lavoro della Procura di Piacenza notevole e della Guardia di Finanza che ha dovuto lavorare su di loro. Grazie a Federica te, Angeli. Gli orrori della caserma Levante, quando l'ossessione per il risultato favorisce il crimine, e appunto ci hai spiegato benissimo adesso anche perché c'era, diciamo così,
quello che poi si chiama, è brutto dirlo in questo caso perché ci sono di mezzo degli esseri umani, ma il come se fossero un premio produzione. Bravissima, no? Esatto, hai centrato proprio terrificante, il punto. Ti è piaciuto il libro? Agghiacciante, sì, lo consiglio per la lettura. Grazie mille, grazie, bocca al lupo per la presentazione e noi abbiamo finito. Naturalmente, buona domenica a tutti, Omnibus continua, domani mattina ci sarà Alessandra Sardoni, arrivederci.